Innanzitutto grazie Luca per l'invito. Oggi diciamo presento il libro, è la prima volta su TikTok, il mio libro L'allenamento dei re e quindi applica le strategie degli scacchi nel lavoro, questo è il sottotitolo. Nel lavoro, attenzione. Ed è un libro piccolino, non è molto grande. Tornando alla domanda che mi hai fatto, il libro si chiama L'allenamento dei re perché gli scacchi nascono come allenamento dei re ed è questa la sua funzione principale. C'è una leggenda che poi tra l'altro è narrata anche nella Divina Commedia, in cui c'è un re che dà incarico a un, diciamo, un ministro o comunque a un saggio di praticamente creare un gioco che lo intrattenesse. Questo saggio sostanzialmente crea appunto gli scacchi e chiede come ricompensa di essere pagato per un chicco di grano ogni praticamente un chicco di grano per ogni casella della scacchiera, che sono 64. Sì, e, me lo ricordo. Praticamente, siccome alla fine poi e ogni il successivo deve essere praticamente il doppio del precedente, raddoppiato. Per cui, praticamente 2 alla 64, che è un numero elevatissimo. Ha preso così alla leggera questa offerta, sì, di questo povero contadino che ha detto: sì, ma sì, ma accontentatelo, cosa volete mai che sia? Sì. E in pratica non basta tutto il grano del pianeta per assolutamente. E quindi in pratica, per farla breve, questa è una leggenda che circolava già nel 1200 sicuro, tant'è che Dante la conosce talmente bene che la cita nel Paradiso. Lui, parlando degli angeli, lui dice: non è come gli scacchi che si raddoppia, ma è come gli angeli che si inmilla. Tra l'altro, dicendo questa cosa, ha inventato un nuovo termine dell'italiano: inmillare, con la N, inmillare, che non esisteva prima in italiano, ovviamente neanche in latino, e quindi ora esiste. Significa diventare mille, praticamente. Cioè, è una cosa che diventa mille. E quindi in pratica... mille volte tanto. Esatto, quindi è praticamente 1000 elevato a 64 il numero di angeli, sostanzialmente. Certo. E quindi, vabbè, niente, quindi nasce gli scacchi come allenamento dei re. E i re che cosa facevano? I re sostanzialmente avevano necessità di avere delle competenze di tipo bellico, cioè avevano necessità di capirne qualcosa di guerra, e gli scacchi serviva a questo, di imparare strategie e tattiche. Per cui praticamente, esatto, loro si allenavano tramite gli scacchi, che sono diversi dagli scacchi di oggi. Ora qui si può fare tutto un ragionamento sul perché ora ci sono le torri, i cavalli, eccetera eccetera. In realtà anticamente erano altri tipi di pezzi, c'erano gli elefanti per esempio al posto dei cavalli, e diciamo la regina era una sorta di gran visir, era una sorta di primo ministro, diciamo. Sì. Gli alfieri erano i sacerdoti. Quindi, infatti, non so se penso dalle tue parti si usa chiamarli vescovi, dalle mie parti sì, no, però ho sentito che vengono chiamati vescovi perché erano i sacerdoti, sostanzialmente. Esatto. E quindi gli alfieri vengono chiamati vescovi. E così, quindi, le torri chiaramente rappresentano il castello, rappresentano una sorta di struttura. Roccaforte. Esatto. Sì. I pedoni era la fanteria. Assolutamente, la plebe, diciamo, da mandare in avanti. Gli scacchi sono di base, cioè già insomma di base è un campo di battaglia, di base. Ah, ma è assolutamente vista come un campo di guerra. Due eserciti schierati su una scacchiera con il proprio campo, con le proprie forze in campo equivalenti. Assolutamente. E quindi diciamo che già di base rappresentano una rappresentazione di un discorso bellico, quindi allenamento da parte dei re, le strategie in ambito bellico. Ok, sì. Quindi questo è, diciamo, e poi ovviamente era anche un passatempo, inutile negarlo. Assolutamente. E quindi diciamo che con il gioco si imparava qualcosa. Con il libro faccio la stessa cosa, con il gioco, in questo caso il gioco degli scacchi, come i re imparavano l'arte della guerra, io provo a dare degli spunti di riflessione per applicare le strategie nel mondo del lavoro, in questo caso. Sì. Per la verità io diciamo che ho preso ispirazione
da altre figure, in particolare ho letto il libro di Kasparov, che ho qui tra l'altro, se vuoi te lo faccio vedere, Gli scacchi la vita si chiama, e lui di mestiere, Kasparov, cioè proprio di mestiere, lui fa questo che sto facendo io, cioè fare dei paralleli tra gli scacchi e le aziende. Praticamente lui, certo, va nelle aziende e spiega praticamente come applicare i principi che lui applica negli scacchi nell'azienda. Questo è il lavoro di Kasparov, sì, 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 cioè sì, proprio il lavoro proprio. E diciamo, io in maniera, diciamo, molto inferiore, sia come scacchista sia come, diciamo, consulente aziendale, buonasera Lindro, cerco di portare questo parallelismo, però a livello più popolare, più semplice rispetto a come può fare Kasparov, che chiaramente ha da raccontare, sì, cose, sì, beh, insomma, della guerra fredda, cioè situazioni incredibili. Giusto per la, se vuoi te lo faccio vedere il libro, se vuoi, ma ce l'hai volentieri, lo facciamo vedere anche ai ragazzi, che quindi sì, 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 ci sì, possono assolutamente fare, no, assolutamente è un delle libro che io mi sento riflessioni di consigliare, è un libro che mi sento di consigliare, Kasparov, è al contrario, gira sotto sopra, sotto sopra, no no, è che al sì, è al contrario, sì, è al contrario. Doppiamente al contrario. Gary Kasparov, Le scacchi la vita, praticamente. Gli scacchi la vita. Lezioni di strategia dal campione che è diventato il principale oppositore di Putin. No, allora il problema, allora, però vabbè, il libro mi è piaciuto. L'unico problema di questo libro, secondo mia personale opinione, è che a un certo punto si va a infilare nel discorso, infilare in politica. Bravo, bravo. Te l'ho già detta sta cosa? Te l'avevo già, no, detta. Lo okay, conosco. L'hai letto, quindi? Sì. Sì. Ma è bello, non, a me è piaciuto. Sì, però sì, c'è... c'è troppa politica. Ok. Io, diciamo, beh, che insomma, ne ho preso spunto. L'abbiamo visto anche in televisione per le sue, sì, manifestazioni. Sì, 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 sì. Io l'ho sempre apprezzato, lo apprezzo e l'ho sempre apprezzato. Però diciamo coraggio, che... questo senza dubbio. Sì, 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 vabbè. Comunque, ma questo deriva dalla pratica scacchistica, d'altronde, assolutamente, quali sono le mosse che può da stratega poter fare, assolutamente, assolutamente, e questi gli scacchi servono anche a questi, sì, sì. Sì, 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 sì. E quindi dicevo, io sono partito da questo discorso qua del parallelismo e ho, diciamo, sviluppato quella che è appunto il parallelismo tra gli scacchi e la vita in generale, e nello specifico cercandogli un'applicazione un po' più pratica, perché a me piace che i libri servino a qualcosa. Cioè, non mi piace il libro di fuffa, non mi piace, non lo leggo e non mi piace scriverlo. Giusto, quindi diciamo, giusto, che preferisco che i libri abbiano una funzione, e in questo, esatto, caso la funzione di questo libro è quella di portare le persone a una maggiore consapevolezza del proprio potenziale, e se diciamo hanno una conoscenza di scacchi, a portare la propria conoscenza di scacchi a proprio vantaggio. Questo è il ragionamento. Io ho visto, leggendolo, che praticamente ho riscontrato più che altro molti parallelismi che hai portato grazie al gioco, proprio perché essendo in ambito lavorativo, certo, a contatto con realtà, con esempi che hai portato tu, è facile poter vedere questa affinità, per cui per chi è già avanti con l'età, questa, sì, sarà una conferma, un ulteriore modo di poter rischiarirsi le idee su quello che è veramente un parallelismo su tante regole che ci sono nel gioco. La cosa forte è portare questo tipo di ragionamento a chi non è ancora nel mondo del lavoro, quando i giovani, perché possano avere comunque modo di rendersi conto di cosa possono avere dal mondo del lavoro con queste regole che possono conoscere grazie al gioco che fanno, insomma, che hanno, sì, passione, sì, di poter, sì, giocare il libro, tutti i giorni, insomma, il libro, ecco, diciamo, è rivolto soprattutto a chi sa giocare già a scacchi, però sì, secondo, sì, me chi non sa giocare comunque, si ha voglia, diciamo, può anche trarne beneficio, secondo me, sì, sì, sì. Io parlavo come scacchista, sì, e come, sì, anche, sì, sì, lavoratore, ecco, quindi, certo, certo, ho tutte le due componenti, le cose che hai detto le trovo in simbiosi, ecco, quindi c'è, sì, sì, questa, sì, utilità, sì, sì, riscontrata. Assolutamente. No, ma tra l'altro i giovani poi... è un, sì, settore che io penso sia molto molto utile da poter spingere per questo tipo di scelte e di analisi, insomma, ecco.
Sì, diciamo che io poi nella parte iniziale ci ho tenuto a fare anche un attimo un ragionamento sull'etica, perché abbiamo parlato prima di guerra. E, sì. Diciamo che gli scacchi potrebbero da alcuni essere visti come uno sport un pochino violento, cioè ho conosciuto persone che non giocavano a scacchi perché dicevano che gli scacchi erano troppo violenti. Io voglio sfatare questo mito e ho cercato nel libro, poi anche dicendolo apertamente, che in realtà gli scacchi insegnano l'etica, perché innanzitutto tu non puoi giocare a scacchi. Etica e rispetto dell'avversario, se non mi ricordo male, sì. Da quello che ho letto. Sì, innanzitutto... E comunque è quello che riscontro anch'io, certo. Che dovrebbe essere fatto quando soprattutto ci si incontra sulla scacchiera. Assolutamente. No, ma poi c'è anche un altro discorso, tu non puoi giocare a scacchi se non segui le regole. Cioè, no, di non fatti, funziona. Sono regole definite, predefinite. Assolutamente. E non che si scappa. Tutti conosciamo... Sì, tutti e due, sì, sì. Come giocatori conosciamo, che ci troviamo ad utilizzare nella stessa maniera. E questa è... Non è banale. L'equilibrio. No, non è banale. Ma anche nella vita fine. Sì. Assolutamente. E diciamo che quindi io ci vedo anche un discorso, cioè anche degli insegnamenti non solo produttivi, ma anche degli insegnamenti morali negli scacchi, questo volevo dire. Sì. Esistono, dal punto di vista storico, alcune persone che hanno, ad esempio, fatti dei libri Phoenix. Di etica, basandosi appunto sugli scacchi, facendo dei parallelismi tra la vita reale e gli scacchi, con sfondo etico e di insegnamento dei valori, insomma non lavorativi, intendo proprio di vita. Quindi sì. Diciamo che gli scacchi in realtà fanno, io nello specifico parlo del lavoro, però in realtà sono da applicarsi a tutta la vita, cioè, sostanzialmente. Ci sono alcune cose che sono calzanti. Si potrebbe poi porre il quesito, sì, ma nella vita io contro chi gioco? Questo è un tema che vero. Fin dall'inizio si parla della partita della vita. Sì. Diciamo che per tutto il libro, anche prima di iniziarlo a scrivere, mi sono chiesto, sì, ok, faccio questo parallelismo, ma chi è dall'altra parte? E in realtà, dall'altra parte, come scrivo nel libro, ci possono essere tutti e quattro questi elementi che sto per dire. Cioè ci può essere un collega di lavoro, ci può essere una situazione difficile, ci può essere un nemico, cioè una persona con cui abbiamo dei problemi, e infine ci possiamo essere noi stessi, cioè noi potremmo essere dall'altra parte della scacchiera e giocare tutta la vita contro noi stessi. Ed è poi alla fine quello che poi succede, per la cronaca, perché in pratica la prima cosa, per questa è una cosa che si capisce solo con l'età, la prima cosa per andare bene nella vita è essere in pace con se stessi e conoscere, sì. conoscere se stessi, conoscere come si gioca dall'altra parte e come si può autogestirsi. Sì, mi ricordo che avevi scritto appunto che agire con etica e rispettare gli altri, anche sapendo le regole, ma dando comunque sempre quel senso di giustizia, di correttezza, sì. E anche quando si è sotto pressione, che è la cosa più difficile, certo. Quando sei anche in partita, quando giochi una partita e sei sotto pressione, è difficile, come si dice, mantenere la calma, no? Il controllo, per cui di conseguenza... Il giocare a scacchi aiuta, è un allenamento anche a questo fattore, che nella vita, poi in ambito lavorativo, diventa ulteriormente di esempio, perché ovviamente il collega che sbotta dopo un errore fatto da parte di qualcuno in maniera incontrollata, dà più fastidio che non magari tu che vai lì, ok, c'è stato l'errore, però vediamo un attimo qual è il modo per poter raggirarlo, cosa vediamo, cioè
Gli scacchi aiutano da questo punto di vista a cercare una soluzione piuttosto che farsi prendere da tutti i problemi, sì, sì, e addossarseli, quindi scoppiare. Assolutamente, ecco, quindi assolutamente. In teoria dovrebbe essere così. Assolutamente, ma ci sono, come vabbè, dicono poi nel quinto capitolo del libro, tutta una serie di competenze che gli scacchi permettono di acquisire e che poi possono essere pari pari trasportate nella vita. Una di queste, per esempio, forse la più importante, è quella di prendere velocemente delle decisioni. Sì. I pedoni si muovono sempre in avanti. Assolutamente. Tu non puoi tornare indietro col pedone. Se muovi un pedone, quel pedone non tornerà mai più indietro. Quindi quando tu muovi un pedone, tu lo devi muovere consapevolmente di quello che stai facendo. Se poi ti servirà che quel pedone sta più dietro, perché magari ti protegge il re, per dire, non lo puoi più fare. Quindi dovrai trovare una strategia, e qui ci si rifà al discorso di adattamento, come dicevi anche tu, alla situazione. E questo, la flessibilità, ti abitua al gioco degli scacchi alla flessibilità. Cioè c'è un problema, proprio perché hai spinto quel pedone più avanti, non puoi più tornare indietro, hai creato un problema, l'abilità di trovare una soluzione un problema che ovviamente si è visto e si deve cercare di tamponare, ecco, per assolutamente così. Assolutamente. E come pure, e questa cosa della decisione va presa in pochissimo tempo, se tu ci pensi, e le mosse, quanto, pochi secondi, poi dipende dalla partita, sì, certo, però parliamo di pochi secondi. Quindi tu devi prendere decisioni importanti dove tu, irreversibili, in poco tempo. Questo nella vita è fondamentale, perché nel lavoro capita che tu devi prendere delle decisioni: la mando o non la mando questa email? Lo cazzeo o non lo cazzeo? Assolutamente, assolutamente. Tante volte ti passa il treno, non lo prendi, perché non ragioni tanto velocemente quanto l'opportunità che ti si presenta davanti. Assolutamente, assolutamente. Quindi il fatto di decidere velocemente penso che sia una delle competenze più importanti, però ce ne sono tante altre. Anche un'altra importante è la pazienza. Diciamo che il giocatore di scacchi, come penso che sia una delle figure, penso, ritenute più pazienti di tutte, non so, correggimi se sbaglio, cioè nel senso che non so un altro sport, vabbè, non so, la ping pong, no, il ping pong no, il curling. Ma se non altro lo sfoghi, ecco, non lo so, forse non so. Si chiamava l'altro gioco cinese? Sembra è complicato come, come forse più del ho capito ho capito qual è degli scacchi, mi salta il nome, non me lo ricordo, se mi verrà dopo te lo dirò tra poco. Mi viene, ma comunque praticamente un'altra cosa fondamentale è appunto quindi gestire lo stress, gestire le emozioni e quindi poi anche un discorso poi più generale, mantenere la concentrazione. Dice R6 il Mahjong, mi sembra, no, che forse Luca voleva dirne un altro, no, che è il quello go. Lì il go. Sì. Esatto. Mi è venuto in mente mentre mi ha detto il Mahjong, no, è il ma go. Lo sai che ci go. Stavo pensando di... E allora io ci ho fatto qualche partita, però devo dirti la verità, non è che ho giocato a un livello ho giocato a un livello proprio basilare, però ci ho pensato di approfondirlo, però non ho ancora approcciato seriamente. L'altra cosa fondamentale è la pianificazione, un'altra competenza. Ah, sì. Tu praticamente nel momento in cui ad esempio tu arrocchi, stai pianificando anche già di fare una partita di difesa o comunque una partita cauta, no? Per esempio, oppure quando a inizio partita inizi a mettere i pedoni al centro, occupi il centro della scacchiera, lì tu stai cercando di indirizzare la partita verso un certo binario. Questo fa parte di una pianificazione strategica. Io faccio questa distinzione tra strategia e tattica perché c'è una lieve differenza, anche se poi alla fine si mischiano. Sì, però... è facile che per chi non è appassionato di scacchi parlare di strategia e tattica sia la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Sì. Diciamo che allora ci sta un discorso
di strategia complessivo, se, cioè superiore ancora quando tu stai in un torneo, e lo leggevo proprio nel libro di Kasparov. Cioè, tu per esempio, mettiamo che tu non devi fare una sola partita, ma devi fare, che ne so, 30 partite con una persona. E quando devi fare 30 partite, puoi applicare una meta, una strategia complessiva a come, sì, approcciare queste 30 partite. Quindi, per esempio, non so, dico per esempio, all'inizio, per esempio, cerchi di fare delle mosse che, dove metti in difficoltà l'avversario, perché non sono mosse consuete nel tuo storico, perché poi chiaramente poi bisogna pure vedere il livello di questo torneo, sì, nel senso che parliamo di un, vabbè, Kasparov ovviamente giocava per il campione del mondo, diciamo, aveva altro discorso, qualche annetto, un altro discorso, però diciamo che tu per esempio come campione del mondo potresti dire, vabbè, io gioco contro Tizio, mi studio tutte le partite di Tizio e quindi poi vado per esempio a applicare una certa strategia, ad esempio gioco la prima partita cose strane per destabilizzarlo e poi le altre partite magari cerco di, insomma, se sa, vabbè, ci sono vari modi di approcciare. Questa è una strategia, sì, sì, che sì, va, sta al di sopra. Poi c'è la strategia della partita. La strategia della partita, sì, è una strategia che cerca di tirare delle, delle linee dritte, cioè delle tendenze, Daniele, delle tendenze all'interno dello sviluppo della partita. Quindi tu per esempio, non so, appunto dico per esempio, fianchetti l'alfiere e ti vai a rompere le scatole alla torre dall'altro lato, per dire, no? Per dire, cioè questa è un'idea, no? Oppure vai centralmente e spingi i pedoni, per esempio, oppure decidi di andare via con la regina e te ne vai gironzolando con la regina. Non sono mosse singole, sono direzioni che tu dai, stili che dai a quella partita, e questo è più, sì, un discorso appunto complessivo di strategia. Mentre invece la tattica è, almeno per quello che è la definizione tradizionale, la tattica invece è la mossa o la sequenza di poche mosse, insomma. Quindi mangio io, mangi tu, sposto questo qua, sposti questo qua, matto in 3, matto in 5, matto in 10. Diciamo che c'è questa differenziazione tra la mossa spicciola, sì, e è un qualcosa. La differenza è appunto, sì, quando c'è una strategia si parla, sì, di un arco temporale un po' più ampio, mentre quando c'è la tattica probabilmente c'è un qualcosa a breve. È situazionale, esatto. Sì, 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 sì. Nella è come vita, quando ci sono... stessa cosa, nel lavoro, sì, la stessa, sì, cosa. Sì, pianificazione con strategie a breve, a medio, a lungo termine. Assolutamente, assolutamente. Le tattiche poi sono i modi in cui cerchi, sì, di arrivare, sì, a quegli, sì, obiettivi, sì, che magari ti, sì, sei posto durante... Certo. La pianificazione primaria che hai fatto quando, sì, vi, sì, siete, sì, trovati. Sì, sì. E quindi diciamo che alla fine io ho fatto questa differenziazione, infatti ho fatto due capitoli separati, ho visto, uno per le strategie e uno per le tattiche, anche se come ti ho detto prima in realtà io li potevo pure unire, perché poi alla fine... Ma hai fatto bene, no, hai fatto bene, diciamo, a tenerle che, separate. Le strategie diciamo sono quelle che ti permettono appunto di dettare delle linee, io ne ho citate alcune, come per esempio occupare il centro della scacchiera, sviluppare il potenziale dei pezzi, che è un discorso complessivo, controllare, certo, le righe, le colonne, quindi aprirsi e controllare il sacrificio. In linea generale, la strategia sul gioco degli scacchi, soprattutto per chi inizia a giocare, sì, da poco, sì, è appunto il conoscere, il saper cosa fare in apertura, cosa fare nel medio, certo, gioco, cosa fare nel finale, quindi deve sapere come è strutturata una partita. Cosa, certo, c'è, cosa si trova a dover fare nella fase iniziale, cosa deve fare nel medio gioco e cosa c'è da fare complessivamente per arrivare all'obiettivo finale, che è andare a catturare il re, perché il fine della partita è quello. Però già il fatto che uno inizi da zero e non sa che tutti i pezzi devono andare verso il centro, perché si ritiene che il centro sia la parte essenziale il centro della scacchiera, mi scuso per chi magari non lo conosce. Verso il centro della scacchiera i pezzi devono andare a controllare le case centrali e 4 di 4 e 5 di 5, ok? Che sono dove praticamente si va a fare il grosso della lotta,
durante la partita, cui i pezzi, tutti i pezzi collaborano allo stesso fine, il controllo delle case centrali, e questa è una linea strategica iniziale che serve per iniziare a giocare la partita. Dopodiché si entra nel mediogioco, dove c'è la tattica che la fa da padrona, perché ci saranno le varie possibili mosse a sorpresa, come le chiami tu, quindi vari tatticismi da poter conoscere, che sono da conoscere, è per questo che si invita poi a fare le tattiche per allenarsi su quelle che sono le possibili le possibili figure che si ripetono in forma diversa in varie situazioni, ma che sono da riconoscere. E il parallelismo con l'ambiente lavorativo e la vita reale è appunto questo, cioè imparare in maniera schematica quelle che sono le regole che ci dà il medio gioco, quindi la deviazione, l'infilata, l'adescamento, tutte queste procedure che possiamo utilizzare durante la partita per trarre un beneficio per il risultato che ci siamo posti. Certo. L'attacco di scoperta, la forchetta. La forchetta, per esempio, è un altro elemento che mi ha sempre colpito, ma non solo negli scacchi, ma anche nella vita reale. Buonasera a tutti, ragazzi. Buonasera, scusate se non saluto tutti, però sto ascoltando con interesse Angelo, perché... E la forchetta, per esempio, è un altro elemento molto interessante. Vabbè, negli scacchi ovviamente è una mossa a sorpresa che, soprattutto con i cavalli, che fa parecchio danno. No, ma poi diciamo in generale anche nella vita, ad esempio, si può applicare sia se tu sei attaccante sia se tu che sei difensore, cioè nel senso che, per esempio, puoi evitare che ti facciano una forchetta, per esempio lavorativamente. Cioè puoi schivare la forchetta, per esempio. Non so se hai presente, quando al lavoro, per esempio, capita che ti vogliono incatastare in delle situazioni dove magari appunto... Ti vogliono far rientrare. O fai questo o fai quest'altro che è peggio. Esatto. O fai questo o fai quest'altro che è peggio. Allora, è peggio. Quindi sapere che quella è una forchetta, già solo saperlo, dici ma... lampadina che si accende, questa è una forchetta, quindi cerchi di evitarla. Così come pure al contrario, quando dai una forchetta a un altro, dici senti, tu devi fare questo compito, se lo vuoi fare lo fai, altrimenti fai quest'altro. La sua difficoltà nel scegliere come morire nella peggior o minor possibile scelta. Esatto, e diciamo che poi vabbè, chiaramente la forchetta implica che tu abbia un certo potere nella cosa, nell'obbligarlo a fare la cosa, ovviamente. E, così come pure appunto l'attacco di scoperta, anche quello. Io in verità ti dico, avevo analizzato, io ho messo 5 o 6, non ricordo il numero, tattiche, strategie, non ricordo il numero, ma in realtà ne volevo mettere molte di più, solo che poi a un certo punto ho deciso di chiudere, cioè nel senso dico no, il libro non può durare e quindi diciamo che ho riassunto un po' quelle più importanti, però come dicevi giustamente tu, ad esempio l'adescamento, altre cose non le ho inserite, però erano comunque meritevoli di un discorso, così come pure il discorso del puntare al pareggio. È una cosa che nessuno ci pensa, ma a me capita spesso, non so se capita. Scusami se ti interrompo. Sai che sull'applicazione di chess.com c'è la possibilità di fare le tattiche, quindi di allenarsi sulle tattiche, no? Tu non pensi mai che ti proponga un problema con lo stallo, la risoluzione massima soltanto al pareggio. È capitata una volta e veramente siamo andati, come si dice, ci ha ribollito il sangue perché cercavamo la soluzione per vincere, ma tu ti aspetti dalle tattiche che risolvi di avere una posizione o superiore, comunque vincente, o comunque dare il matto, perché tante volte ci arriva. Certo, un abituato. Ma invece in quella particolare situazione la risoluzione del problema era cercare la fatta. Certo. Questa porca miseria è una banale, cosa non è banale, cioè, non da poco, è un livello avanzato secondo me. Sì. No, io guardi, posso dire che è più facile fare scacco matto che non obbligare l'altro a farti la patta, perché verissimo, perché comunque l'altro ci prova a non farti la patta, ci prova. Ah, sì. Per cui diciamo che magari potrebbe muovere tantissime mosse, cioè poi diciamocelo anche,
un po' di fortuna ci vuole pure a farsi fare patta, perché diciamo che ci sta, cioè ci deve essere anche un po', non sempre, ci però sta, ci deve essere anche un pochettino, almeno al mio livello, sì, senza, sì, dubbio, sì, sì, i gran, sì, maestri forse hanno questa possibilità in più di gestire loro il discorso rispetto a noi, perché hanno ovviamente più conoscenze di noi, ecco. Se non sbaglio, c'è recentemente un bambino indiano ha provato con Carlsen a fare le tre ripetizioni, se non sbaglio, mi sembra di aver letto, sì, ma non c'è riuscito perché cazzo, c'è d'accordo. Però... infatti si è messo a ridere anche Nepo, sì, l'ha, sì, guardato, sì, l'ho visto, ho visto. Ci sta, è capito che tu comunque fai i patti con Carlsen, cioè non è banale. No, cavolo, succedesse, faccio i salti da qua fino in piazza. Quindi diciamo che a volte il pareggio ci sta. Io poi non so se ti ricordi, ho portato un esempio di libro in quel di cinema, un esempio cinematografico in quel caso. Sì, ho visto che ogni tanto c'è, sì, un intermezzo, sì, sì, di sì, film. Ti è piaciuto? Comunque... ti è piaciuto? Sì, 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 sì. Sono esempi che servono a capire cosa, cioè, cosa si sta facendo. Nel caso specifico. In ambiti diversi. In, sì, ambiti, sì, diversi. Sì, 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 sì. Vabbè, film, diciamo, popolari o comunque conosciuti, certo, e diciamo nel caso specifico era Il Settimo Sigillo, non so se l'hai visto, è un libro che trae ispirazione da un quadro, che c'è, cioè un quadro affresco che era in una chiesa in Svezia, e il regista lo vide, Bergman lo vide, e questo affresco era praticamente la morte che gioca a scacchi, praticamente. Questa, diciamo, questo affresco fece ragionare il regista su uno sviluppo del film, e sì, vabbè, non voglio fare spoiler, comunque in pratica è diciamo un crociato che torna dalla Terra Santa con la nave, approda in una spiaggia e trova ad aspettarlo la morte. Mm-hmm. Allorché il crociato capisce che è arrivato ormai il suo momento e dice: facciamo una cosa, non mi uccidere, giochiamo a scacchi. Prende una scacchiera e inizia a giocare a scacchi, perché il crociato gli dice: perché io so che tu, a te piace giocare a scacchi. Fece il crociato, dice il crociato alla morte, e lei, la morte, dice: sì, è vero, come fai a sapere? Dice: no, lo so, l'ho visto in un affresco, risponde, e iniziano a giocare, e a un certo punto la morte gli dice: tu lo sai che io vinco sempre, e lui dice: sì, lo so, però ci voglio provare. E quindi praticamente si sviluppa il film. Ora non voglio fare tutta la storia del film se non ci riusciamo più, però il ragionamento è che a volte non si può per forza, cioè non si può vincere, ci sono situazioni dove tu non puoi vincere. Magari può essere capitato che hai fatto una cazzata, che ti sei fatto mangiare la regina. Parlo di me. Ciao. Vero, vero, vero. Racconto autobiografico. Oppure hai fatto una cazzata e hai tre pezzi in meno, che ne so. Fatto è che sei in una condizione dove non puoi vincere. Quindi bisogna anche imparare a saper pareggiare. A pareggiare e anche a saper perdere, perché una delle lezioni più importanti che impari a scacchi è rialzarti dopo una caduta, e questa lezione che prendi dalle partite che inizi a perdere, soprattutto quando magari fai delle partite da torneo dove, sì, ci sono magari anche dei premi in palio, o comunque, sì, ci sono, sì, titoli, sì, che, sì, puoi raggiungere, sì, tu quando ti siedi sulla scacchiera, certo, per ambizione personale, certo, quando, certo, ricevi una sconfitta nel gioco degli, certo, scacchi, è una, certo, sconfitta che ti prende e ti incide dentro, certo, quindi, certo, certo, è, certo, un'esperienza veramente potente, veramente, certo, penetrante. Prova. Sì, sì, ti sento. Si sente, mi senti? Sì, sì, sì. Sì, 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 ti sento. Tu no, perché senti? C'era l'indicatore. Sì, però c'era l'indicatore che si muove di poco, non riuscivo a capire. No, anche a me è abbastanza basso, però sì, comunque vedo che è vivo da segnali di vita. Sì, 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 sì. Va bene. Di presenza. Per sì, cui, assolutamente. Imparare assolutamente a perdere è una delle lezioni più grandi che ti insegna il gioco degli scacchi. Oltre a avere la facoltà di poter riuscire a gestire una patta o addirittura comunque di vincere, ecco. Certo. La partita che hai detto tu è una, cioè, quello è un riferimento a una, sì, a un film. È un film, sì, sì. Io però una, sì, sì, dici.
No, dicevo, però poi hai messo anche un riferimento a una partita che poi è stata giocata anche sì. sulla scacchiera, che è quella, sì, se vuoi andiamo sì, a vederla. Sì, sì. E ah, ce l'hai? Veloce. Sì, sì. C'hai quella del settimo sigillo, sì, dici? No, del settimo sigillo, quella giocata che hai messo tu da, come si dice? Einstein, Eisenhower, Oppenheimer. Oppenheimer, Einstein, sì, 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 sì. Come? Sì, sì, sì. L'unica cosa che forse non la possiamo far vedere ora, perché... con questa modalità di TikTok che abbiamo. Ah beh, se no entriamo in Discord e facciamo andiamo praticamente come facciamo? Ti puoi far vedere su Discord? Non so. No, non è banale, non è banale. Credo di no. Perché se no altrimenti. Ma qua non c'è la possibilità di condividere lo schermo? Purtroppo in questa modalità qua non penso. Modalità ospite, co-presentatore, no, non te lo so dire. Ottenere una competizione amichevole, niente, non ho mai provato. Co-presentatore, obiettivo live, giochiamo insieme, no. No, sì, allora, volendo possiamo fare qualcosa, però non con questo sistema qua. Dobbiamo... Tu adesso sei in live su TikTok? Sì, sì, sì. Ecco. E magari facciamo una cosa, finiamo, diciamo, poi vabbè, se vuoi dici tu quando vuoi finire questa chiacchierata, dopodiché facciamo, apriamo un'altra live in cui magari facciamo tramite un software, ci creiamo una nostra scacchiera, una nostra situazione, tramite, io uso Streamlabs e poi proiettiamo. Ah, io Discord, dopo da Discord ti oppure vedo da Discord, e... sì, oppure io da vedo... Discord. Vedo la tua webcam, la sì, metto in live sì. E quindi e io penso posso tu vedi, ti condivido lo schermo, tu vedi in diretta quello che faccio. Sì, 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 sì. Ho fatto sempre così con gli altri. Sì, ok, allora se lo sai. Ok. Sì, sì, sì. No, io invece ho usato Streamlabs e dentro Streamlabs c'è la possibilità di fare il co-host e quindi e io non ce l'ho però. No, no, lo so. Ci mancherebbe e quindi però si possiamo farlo tutti qua. Facciamo una cosa, finiamo un attimo il discorso okay, generale, poi dopo andiamo. Sì, 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 va bene, benissimo. E comunque vabbè, giusto per concludere, diciamo, alla fine di ogni tattica e strategia ho inserito dei film popolari e quindi questo mi ha permesso di fissare dei ho visto anche c'era Indiana Jones. Vai, quale ti ha colpito? Dici tu. No, ma sono tutti carini, cioè anche Il Signore degli Anelli mi è piaciuto come attacco di scoperta. Sì. Comunque anche quello del Settimo Sigillo, che è stato uno di quelli che ho conosciuto, certo. Terminator, mi ricordo. Sì. Per cui va benissimo come l'hai strutturato, a me piace come hai impostato tutto. Sì. Diciamo che poi il materiale quinto... che hai messo, sì. che hai il messo capitolo sul libro è proprio la parte di allenamento, che poi è il titolo del libro, no? In cui si cerca di far capire quali sono i parallelismi, ma si cerca di fare un passo successivo, che è quello di andare un po' più nel merito di come allenarsi proprio realmente, poi a svilupparle ancora di più dopo la scacchiera. E quindi diciamo ci sono una serie di consigli su come poi appunto come prevedere gli eventi futuri, gestire le emozioni, risolvere problemi complessi, pianificare, gestire lo stress, di tutta una serie di cose. E infine poi c'è il capitolo di Luca che Luca sì l'esempio vuoi parlare un po' di Luca. Io parlo di Luca, mamma, no di Luca, non farmi parlare a me di Luca. Come si dice, è una pianificazione, è una storia inventata quella lì, fatta a tavolino per comunque dimostrare come in parallelo una partita a scacchi può essere
sì, utilizzata anche in quell'ambito, sì, lì, che è comunque, sì, un caso di vita, sì, standard. Ci può stare, sì. Un ingegnere anche quello, mi sembra, no? Sì, 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 sì. Vabbè, sì, diciamo che è leggermente autobiografico, però in realtà non sono io, cioè nel senso che ci sono dei riferimenti, perché ovviamente avendolo scritto io, ovviamente ci ho messo un po' di mio dentro, ovviamente, delle cose che ho visto anche a livello lavorativo, no? Le invidie tra i colleghi, quello raccomandato dal capo, no? Tieni presente? Sì, sì, che, ho visto, me, cioè, ricordo. Non è banale gestire un collega che è raccomandato dal capo, non è banale. No, assolutamente. Non sono banale. Le cose più difficili, sì, e anche, sì, soprattutto, sì, la collaborazione, sì, con i colleghi. È la parte, la parola. Ostica. Sì, 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 sì. No, diciamo che questo, sì, fa parte un po' anche del mio vissuto, perché appunto io ho cambiato 7 lavori finora. E poi mi sono stabilizzato sulla libera attività, e diciamo che ho vissuto tanti ambienti lavorativi. Ho fatto la scuola, per cui nella scuola, diciamo, ci sono delle dinamiche particolari. Ho fatto l'università, ho fatto ricerca all'università, lavorato in varie fabbriche, quindi diciamo che ne ho visti tanti di ambienti, e ognuno di loro c'erano dei personaggi particolari, che può essere, vabbè, penso che anche tu potrai raccontare tante storie al riguardo. C'era quello che non capiva niente, che però voleva fare il furbo. C'era quello che raccomandato nettamente. Questo sto dicendo un po' tutti. Cioè, sì, 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 ma guarda, non è difficile collegare, sì, sì, a situazioni che ho vissuto, sì, tranquillamente, sì, anch'io. Sì, 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 diciamo che purtroppo ci sono vari personaggi che chiaramente fanno parte della società, e quindi praticamente poi ti coniati e voluti dalla società, e sostenuti. Ma certe volte, per comodità personali, sì, di chi gestisce, sì, 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 che, sì, poi, sì, si rifà un po' anche ai problemi, sì, di elasticità, sì, mentale, sì, perché tante aziende o, sì, tanti, sì, datori, sì, di lavoro hanno il problema di non capire quali sono i propri limiti. Sì, okay? Assolutamente. Perché sono datori di lavoro, pensano di essere al di sopra delle parti. Invece ci sono collaboratori che sono al tuo pari, non dico di sopra, ma sono al tuo pari per abilità, ma non sono stati nella condizione in cui ti sei trovato tu per poter portare quello che hai fatto tu come attività, certo, di lavoro. E quindi non vivendo nella possibilità di poter fare quello che hai fatto tu, non sono riusciti a diventare anche loro dei datori di lavoro. Però sono comunque persone che hanno una loro dignità, devono, sì, essere rispettati, sì, 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 hanno, sì, delle, sì, idee che devono essere, certo, ecco, la cosa difficile in ambiente lavorativo che deve dare, come si dice, deve trarre dal gioco degli scacchi uno che si, sì, approccia al mondo, sì, lavorativo, deve, sì, essere la capacità di ascoltare, assolutamente, la capacità, l'empatia, esatto, il fatto di sapere ascoltare è una cosa che, sì, che è un qualcosa in più, un valore aggiunto, sì, che, sì, una, sì, persona, sì, 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 quando la percepisce dall'alto, sì, quando capisci che uno ti sa ascoltare perché sta lì e capisce che quello che dici è vero, devi dargli spazio, devi cercare di metterlo nella condizione perché possa comunque dire la sua opinione, possa essere apprezzato, perché non è da scartare o da mettere in secondo piano. Ecco, quindi la capacità di ascoltare, di analisi, che ti insegna il gioco degli scacchi, è una caratteristica, sì, che, sì, è molto forte, che deve essere valorizzata, sì, nel mondo del lavoro, ecco. Sì, sì, assolutamente. L'analisi della situazione penso che sia l'ABC degli scacchi. Cioè, allora, gli scacchi sono un gioco dove le carte sono scoperte, quindi, sì, non ci sono pezzi nascosti, a meno che, bellissimo, tu non giochi alla modalità fog di chess.com. Neanche giocando alla cieca. praticamente gli scacchi, cioè quello è, quelle sono, e quindi tu l'analisi della situazione la devi fare per forza, cioè tu ce l'hai davanti la situazione, sta a te guardarla, e quindi fare una buona analisi è il primo passo, vedere cosa sta succedendo è il primo passo, quindi analizzare, prendere informazioni, vedere è il primo passo. Poi c'è tutto il discorso di prevedere gli eventi futuri, cioè negli scacchi di solito
si ragiona 2 o 3 mosse avanti, no? Più o meno. Sì. Già 3 è impegnativo. E 2 o 3 mosse avanti significa che tu devi pensare alla tua mossa, e di solito ne pensi almeno 2 varianti, come minimo, 2 varianti, minimo. Poi, dopodiché, di queste 2 mosse fai lo sviluppo di cosa pensi che l'avversario è più probabile che muova, oppure cosa pensi che l'avversario, anche per errore, perché poi c'è anche questo aspetto, anche per errore posso muovere. Vero. Poi c'è anche la questione. Ma in genere le mosse sbagliate vengono amputate dall'albero dell'analisi, generalmente ti fai le mosse attese che appunto rientrano sì, tra le mosse probabili, però ecco. Ci sono le finte mosse sbagliate, e quella è una qualità successiva che nell'analisi le finte mosse dovrebbe... sbagliate sono insidiose e di solito tu ce l'hai le finte mosse sbagliate con i giocatori magari che tu non conosci. Uh-huh. Dici, ma è possibile che questo fa sta cazzata? E non lo sai. Vero. Perché non lo conosci, non lo sai, e lì sorge il problema. Ma questa ha fatto una cazzata o è un adescamento? Capito? Lì sì. Buonasera, Yoshi. Sì. E quindi in pratica diciamo l'analisi delle mosse future è un'abilità fondamentale che segue l'analisi della situazione. Quindi tu analizzi la scacchiera, poi prevedi le mosse future, e questa cosa applicata nel lavoro è fondamentale. Tu parli con una persona, ascolti quello che la persona ti sta dicendo, guardi il contesto, ti fai una tua idea, ma dopo, prima di muovere, devi pensare cosa l'altra persona, non solo una ma anche gli altri, possono fare dopo che tu hai fatto la tua mossa nel lavoro. Vero. E quindi diciamo che e questo deve essere fatto veloce. non si può fare, diciamo, capito? E gli scacchi servono appunto ad acquisire questa dinamicità.